una fiamma al giorno, energie del 19 di ottobre, scegliete la vostra variante. Onice nero, stella, ametista. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci le energie del 19 di ottobre per tutte le tre varianti. Qua c'è qualche cosa che arriva, inizia un cambiamento, sta fluendo l'energia, state dando libertà a quella che è l'azione dell'anima e allora anche la realtà vi risponde. Vediamo un po', sì, state raccogliendo i frutti del vostro duro lavoro, quindi mi raccomando, qua chi ha lavorato può cominciare a vedere qualche cosa riguardo alla realizzazione, una manifestazione. Ecco, c'è l'amore per se stessi, avete fatto quello che dovevate fare, vi siete ascoltati, questo ha creato il cambiamento, sta creando il cambiamento, quindi avrete una materializzazione di qualcosa che vi sta a cuore, a cui lavorate da tanto tempo, a cui lavorate duramente da tanto tempo. Sì, 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 qua c'è la fine di una fase e ne inizia un'altra. Vediamo un po', Stella. Ok, vediamo un po'. Ok. Sì, sì, qua c'è, ci sono ancore che vengono rilasciate. Anzi, viene proprio indicato, rilasciate delle ancore. Rilasciate le ancore che sono dei pesi riguardo il vostro valore personale. C'è qualcosa ancora che vi sta appesantendo. Sono delle piccole montagne, o piccole o grandi, dipende da quanto è profonda la ferita sul valore personale. E chiaramente deve essere portato a compimento attraverso l'ascolto del femminile. Guardate un po', femminile, ascoltare se stessi dal di dentro. Quindi mi raccomando, qui c'è qualcosa che deve essere ancora portato a termine. Vediamo un po', sì, ecco, prima che quello che siete a livello di coppia, se è una situazione di coppia o se è un progetto o se è una situazione di lavoro, possa mostrarsi per quello che è veramente, è necessario superare questa prova. C'è ancora proprio l'indicazione della prova sul valore personale, che poi chiaramente è sempre accompagnato da qualche ferita, quindi può essere rifiuto, abbandono, umiliazione, tradimento.